Vi dico solo due o tre cose sulle motivazioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro. È la storia di un padre che si racconta a un figlio, perché gli vuole un figlio che non ha mai conosciuto. Ha fatto in tempo, quando è nato, giusto a vedere il colore degli occhi, ambrati, come quegli smalti che si usano nelle brocche per conservare l'acqua fresca nelle campagne, anche nelle case di paese, per capire che era suo figlio. Dopodiché è sparito e torna dopo 20 anni perché sente un'esigenza primordiale, quella di raccontare. E in tempi in cui viviamo di comunicazione mediatica che viaggia attraverso la fusione fredda di internet, di Twitter, di Facebook, ho sentito pasolinianamente il bisogno di dare di nuovo calore, senso, importanza alla parola, di far capire attraverso il ritmo narrativo e attraverso la storia che a volte le cose raccontate, se non sono più vere, a volte sono più belle e più importanti di quelle realmente vissute. Questo personaggio, da noi li chiamano malfattati, si può dire anche sfortunati, sfigati, disperati, dipende dal punto di vista. Torna dopo 20 anni con un proiettile in testa, delirante, febbricitante, in fin di vita, e gioissianamente capisce che a 24 ore di vita inchiodato nel letto, per stringere le mani del figlio e passargli questa linfa, questa sua storia, senza nascondere neanche i lati oscuri della sua esistenza, facendogli capire che deandrianamente aveva preso una strada sbagliata, forse per insegnargli attraverso questo esempio che le vite sbagliate servono per raddrizzare le vite degli altri e per prendere una buona strada al posto della cattiva strada. Non ha altro da dargli, non ha ricchezze immateriali, ha solo questo tesoro che è la sua vita, il suo bisogno di essere padre nelle ultime 24 ore, che devono sostituire tutta la vita che non ha vissuto vicino al figlio. Sa di essere un cattivo padre, ma io dico sempre: meglio un cattivo padre che un non padre, che un padre assente. E un padre presente in quelle 24 ore riempie, attraverso la narrazione della sua vita, la vita vera, e il figlio lo accoglie, lo assiste in quest'ultimo viaggio, in questo funerale laico, diciamo, profano, che si conclude sotto un melograno. Detto questo, io passerei la parola a Geppi. Beh, dopo queste parole di speranza dopo aver riassunto la tua trama con questa leggerezza, diciamo, certo che la parola disperatamente va nelle mie mani. Siamo qua perché siamo amici di Salvatore, siamo qua perché per celebrare questo libro, che in realtà i libri di Salvatore sono sempre un po' qualsiasi aggettivo potrebbe sembrare ingeneroso e non essere sufficiente. Però sono quelli che li leggi con, cioè, con la faccia, cioè, mentre li leggi un po' ti amareggi. Il suo eroe è un eroe in qualche modo che sembrerebbe negativo, ma poi in realtà non lo è. Questo bandito che in qualche modo frequenta le malefatte, prima in Sardegna, poi è costretto alla macchia, alla macchia si diverte in qualche modo, quindi si diverte. Che si difende? È certo, è la macchia dove ci sono. Non è una macchia. È una macchia ilare in qualche modo. Però questo uomo si vuole redimere, si redime col racconto, si redime con la verità. Perché secondo te, ti chiedo questo: hai scelto di farlo tornare a casa per morire, perché vuole essere sepolto sotto il melograno. Diventa padre nell'unico momento in cui parla col figlio, cioè dopo 20 anni di assenza. Qual è la scelta che ti ha portato a voler dare vita a un padre così addolorato e così morto? Diciamo che ogni avventura, come lo è per il lettore, in primo luogo lo è per chi scrive. Intanto, se vuoi evitare il catering letterario, non devi per forza fare il buonista. Il politicamente corretto in letteratura non deve esistere, se no fai il cazzeggio, diventi un bravo sommelier del cazzeggio, ma puoi uscirne come pessimo scrittore. A fronte di certa letteratura contemporanea, che a volte mi mette i brividi solo a sentire le storie, anche prima di leggere, va detto anche che io preferisco rileggere per la terza volta un vecchio classico piuttosto che
e certi romanzi contemporanei che li vedo come clisteri al cervello. Preferisco mettere dubbi nella testa del lettore, nel cuscino del lettore, è meglio mettere spine e farlo riflettere. In un periodo di omologazione più che globalizzazione imperante, ho sentito questa esigenza. Io butto sempre giù un canovaccio, prima parto con la struttura base della storia, poi i nomi, i soprannomi, l'onomastica, la toponomastica, sempre partendo da quello che vedo. Tu mi insegni che in Sardegna per il bagaglio retorico non hai bisogno di ricorrere al dizionario dei sinonimi e dei contrari. Apri una finestra in autunno, se hai bisogno di un colore di occhi, o in inverno, e trovi tutto il materiale che ti serve praticamente. Detto questo, io dopo questa fase primaria lavoro molto sugli incipiti, ci credo, perché secondo me l'incipiti mi ricordo quando eravamo piccolini e facevamo i balli nelle case, gli amici che avevano un cattivo approccio quando mettevamo sul piatto un pezzo dello Indios Tabayaras per ballare un lento su un piatto della Reverdai, quei giradischi che erano in moda, gli unici stereofonici che si consentivano anche i figli dei poveri come noi, perché poi si pagavano a rate, ma noi pagavamo la prima e le altre non le pagavamo mai. E chi sbagliava l'approccio nell'invito al ballo rimaneva a fare tappezzeria tutta la sera. Io credo che l'incipit di collettore sia un invito al ballo, al viaggio, e bisogna sentirlo e curarlo. Il lettore se ne accorge se gli devi dare qualcosa. Se lo stai prendendo in giro, io uso la tecnica dell'anguria quando devo valutare la lettura di un nuovo romanzo, cioè assaggio, hai visto l'anguria, si apre un tocchettino, si vede, cioè, Gino Ambivalente, la Brundisi, insomma. E col libro faccio la stessa cosa, quindi curo molto l'incipit e poi anche tutto il resto, mi faccio gli auguri. Tu una volta dicevi che leggevi la prima pagina e poi la pagina 18, mi dicesti questo? La pagina 17, 17, cioè scaramantico e cabalistico. Lui, per capire se un libro vale, ha questo approccio, legge pagina 1 e pagina 17, da questo si rende conto della qualità della narrazione? Siccome scrivere è un atto d'amore, io dico sempre che la scrittura è femmina. Non me ne vogliono i maschietti presenti. Dal momento dell'acchiappo, dell'innamoramento della storia, che può avvenire per strada, io in macchina ho sempre un'agendina nello sportellino, oppure c'è mia moglie nella borsa e vedo una cosa, tac, mi fermo e dico questa diventa una storia. Basta anche un personaggio. Il titolo del libro, a proposito, l'amico Rollo lo sa benissimo, è nato un giorno che stavamo scendendo dalla Croccoro di Samatta verso la piana industriale di Ottana, le ciminiere non tutti i luoghi che qua a Milano conoscono come le loro tasche, la piana di Ottana hanno molti ricordi. E comunque era presso a poco, era l'anno scorso ed era presso a poco questo periodo, e la Sardegna esplode anche per altri poco e meno nobili motivi, nel senso materiale anche, esplode nei colori, nei profumi. Allora ho inchiodato la macchina e ho detto a mia moglie: ferma lì, prendi l'agendina. Sono sceso, ho iniziato a sniffare queste. Avete presente il prugnolo in fiore in questo periodo? Il citiso in fiore, è una cosa spaventosa, cioè è un viaggio che la cannabis al confronto credo che sia un'aspirina. E ho detto a mia moglie: guarda, se esiste l'inferno vorrei, può darsi che ci vada, perché io sono un credente con molti dubbi, alla stregua del personaggio di padre Brown di Chesterton, cioè alle certezze degli imbecilli integralisti, infatti religiosi, infatti etici, politici e letterari, preferisco sempre anche nella pagina i dubbi. Ho detto, e me l'ho guardato, ho detto: se l'inferno è così, come questa stagione che non era primavera ancora, non era più inverno, ho detto voglio andarci, voglio barattare una melagrana, portarla al Padre Eterno per dirmi mandaci, perché io lì ci sto bene. E lì è nato il titolo, La quinta stagione è l'inferno. Ho chiamato qui presente l'amico Rollo e ho detto: fratello, ecco il titolo per il nuovo romanzo. E invece come sono nati i personaggi del tuo romanzo? C'è una figura femminile, Veronica, che in realtà è sullo sfondo ma molto presente. Come l'hai scelto di delinearla? Nei miei romanzi le figure femminili sono dominanti. In questo romanzo, che sembra, come si diceva un tempo, di certe riviste, sembra un romanzo per soli uomini, e di soli uomini non è così, perché in fondo questa assenza è una presenza. È come guardare un quadro caravaggesco che sembra che non ha luce, quel po' di luce, se voi la guardate bene, illumina tutto il quadro. La presenza di Veronica è una presenza costante, anche quando lui fuori la tradisce,
E senza vergogna a questo figlio cresciuto in un'epopea indiana barbaricina quasi texana, completamente diversa, racconta anche il lato oscuro della sua esistenza, anche i tradimenti, senza paura. Si rende conto che la scrittura, quando io dicevo che femmina, dal momento dell'acchiappo al momento felicissimo della gestazione, fino al momento del doloroso piacere del parto, e lui la prova nel dolore del viaggio verso il buio, questo grande piacere a raccontarsi, sperando, ma ne ha la certezza, quando stringe le mani del figlio e gli dice: tu me, dai mi sarmano, stringi mi sarmano. C'è un travaso quasi linfatico, una sorta di trasfusione senza macchinari. E lui passa il testimone ed è convintissimo che se ne sta andando dopo aversi ritagliato un piccolissimo scampolo di eternità, che è l'ambizione di tutti noi che viviamo in quella che Zygmunt Bauman chiama la modernità liquida, in cui tutti cercano di vivere dimenticandosi di morire, allungandosi l'esistenza, rifacendosi qualcosa, aggiustandosi qualcosa, rinviando, deframmentando il problema dell'amore e dimenticandosi che morire è un atto estremamente democratico e quindi la morte bisogna guardarla in faccia. Io sono stato insegnante per 30 anni alle scuole medie, non dico che ai bambini il primo giorno che li prendevo in prima media dicevo: figlio mio, di cosa vuoi morire? Di ferro, di fuoco, di acqua? Di là, per carità, però io dico che si parla molto di sangue, di morte, accendete il televisore, ma non si parla mai della morte vera, che è quella che ci riguarda tutti, che è un atto di incontro con Dio, anche se uno non ci crede, in quel momento gli vengono dei dubbi pazzeschi e Dio lo incontra a prescindere. Quel viaggio nel buio spaventa tutti. Tra le mie mani è morta una mia zia, Lupo Zonares, che è sta vero, avevo due zie biscottaie. Posso dirlo poiché è la verità. Morte vergine, una 96 anni, una 94 anni, una mi è morta tra le mani. E dopo tantissime certezze, ha quasi metastorizzato l'ultimo viaggio. Io ero, passavo per essere il nipote più anticristo in assoluto, l'anarchico per eccellenza, che da piccolo mi davano le croste dei biscotti, alle nipotine bigotte invece davano i biscotti veri, a me spesso mi accoglievano col crocifisso, così come se dovessero esorcizzare chissà quale demone e portarsi dentro, semplicemente perché ero un ragazzino libero. Prima di andarsene mi ha detto: oh, che buio, che buio, che buio, che paura, Deo, te vatta, cosa c'è, cosa c'è? Io poi ci ho scritto sopra un racconto, ma nella verità sono stato onesto, ho detto: non lo so, non so se le ho fatto un regalo o le ho dato un dispiacere. Poi quando ci ho scritto il racconto, però, siccome ero un'appassionata di fichi neri, nel racconto ci ho messo che la mia risposta era: in paradiso ci sono solo alberi di fichi neri. E ho immaginato che le mettevo un fico nero, un po' passito, candito sull'albero, in bocca, e che siccome non aveva denti, moriva slappando questo piacere dolce, che poi, da Cain e Abele in poi, è il sapore del sangue, che tutti adesso vediamo in quantità talmente industriale, cinematografica, e abbiamo perso anche il senso del rispetto per il sangue e per il dolore. Si fa apologia del dolore ed è una cosa che mi rattrista moltissimo. Nessuno si ricorda più che c'è poco da fare se non riflettere molto e agire anche di conseguenza col nostro comportamento di fronte a quella che Tolstoi chiamava l'ineluttabilità del male e che nella morte di Ivan Ilic ha dato un esempio grandissimo di quella che è, ahimè, l'ineluttabilità della morte. Che tutti sembra siamo preparati, siamo tutti democratici, salvo poi diventare monarchici quando il medico ci scopre qualcosa e cerchiamo di rimbalzarla, magari di augurarla a qualcun altro, il male che noi abbiamo dentro. Dobbiamo abituarci ad affrontarlo, questo male, altrimenti giorni buoni, se continuiamo a vivere in questo contesto così estranizzato dalla vera linfa della vita, dalla vera essenza, da quello che mi hanno insegnato da piccolo, il senso della famiglia, il rispetto del prossimo, il piacere. Oggi parlavo con le mie responsabili dell'ufficio stampa del piacere di fare del bene, soprattutto di farlo in silenzio, senza godere perché si esce sui giornali. Oggi avete visto uno che fa bene, dà 100 lire a un coso e vuole un pezzo in prima pagina su Repubblica. Il bene vero si fa in silenzio, con una discrezione, con un senso del pudore e direi anche della vergogna, antico,
che è quello che fa la differenza tra gli uomini e i cretini. Scusate. Beh, dopo questo possiamo andare tutti a casa, secondo me, a riflettere, a giocarci sui ceci. Allora, tu parli della morte come momento di... cioè, quest'uomo che ha mal vissuto in qualche modo, perché ha ucciso per professione, ha ucciso con grande leggerezza nella sua vita, ha una grande fortuna che non capita a tutti, perché quando muori all'improvviso, questa possibilità di resa dei conti, di condivisione della verità con i tuoi cari, con la possibilità di dire quello che non hai mai detto, non ce l'hai. Perché hai dato la possibilità a un uomo così malvagio di morire così bene? Io credo che l'atto espiatorio più potente non sia né il carcere, né la correzione, né la rieducazione forzata, nei lavori forzati, sia il senso del rimorso, cristianamente parlando. Il senso dell'espiazione. Io anche di fronte ai delitti più efferati non manderei nessuno in galera, cioè è un modo di dire, insomma, perché però lo sento che la zavorra che lascia il fatto di aver commesso un sopruso, di aver umiliato una persona, di averla violata, violentata, uccisa, credo che questa forma di ostracismo interiore che scatta dentro, siamo tutti sostanzialmente dei caini che andiamo in giro per il mondo però con questa, con questi grumi di sangue da preso che non riusciamo a mimetizzare. Io in 30 anni di insegnamento una volta ho sbagliato un'occhiata con un ragazzo, ho chiesto scusa, ma veramente poi sono tornato a casa e non ci ho dormito più, ma una fesseria, per dire che bisogna tornare a rivalutarle queste cose che sembrano molto demodé, molto poco moderne. Oggi avete visto, anche il dolore si comunica via Twitter, via Facebook. Io ho un fratellino che non ha, voi direte, non c'entra niente con la letteratura, ma c'entra anche col libro, che ha 14 anni meno di me. Per me è stato un Gesù bambino di Praga quando è arrivato. Mia madre, dopo 8 parti andati male, che si era ridotta quasi in fin di vita, ci ha rimesso la vita, poi a 50 anni è morta per un carcinoma al collo dell'utero, ci porta questo regalo meraviglioso. Io me lo portavo in giro come Gesù bambino di Praga, davvero. Sembrava il piccolo Buddha di Qureshi, proprio col fotografo in paese, lo curava, cioè, non ha mai letto neanche un Tex Willer, neanche un Zagor Tenai. Io gli dico sempre, non sai cosa ti sei perso, cioè non si può vivere così. La buon'anima di Salvatore Sarto, probabilmente nel giorno di giudizio, anzi senza probabilmente, perché ahimè è un maschilista segattato, diceva della moglie, ci sei al mondo perché c'è posto. Io scrivo anche per aiutare chi mi legge a far capire che gli uomini e le donne non ci sono al mondo perché c'è posto. Questo mondo lo dobbiamo lasciare ancora più bello, cosa che non avviene più in Sardegna, perché se voi, se bazzicate le strade che conosce Geppi dei nostri paesi, tempo fa sono venuti quelli del TG2 per fare una registrazione sulle andale, sulle vecchie carrelle della transumanza. Intanto ho detto transumanza non ce n'è più perché si viaggia con i tir, servipastori non ce ne sono più perché li portano con le quote latte 1800-2000 dai paesi, ahimè, e portano questi poveretti a fare quasi gli schiavi. Da noi abbiamo fatto 300 metri per arrivare al santuario, mi sono vergognato di essere sardo. Io adesso quando parlo di Sardegna parlo di Sardegna, molto poco di sardi, perché c'era di tutto, dai prosciutti guasti alle batterie, alle gomme, una cosa umiliante. Insomma, il buon Dio e i nostri antenati, che non erano ingegneri elettronici, non erano cardiochirurghi, non erano intellettuali, erano contadini, tagliapietre, minatori, ma ci hanno lasciato quello che io ho conosciuto fino a 15 anni. Un mondo bellissimo, un paradiso terrestre portato in terra. Bastava guardarsi intorno ed eravamo lì, non bisognava immaginarselo. E ahimè, ho visto che i sardi, non dico quelli che sono fuori che sono i veri sardi, quelli residenti stanno facendo di tutto in maniera autolesionistica per trasformarlo in un inferno in terra, e questo mi addolora molto, è uno dei motivi che mi spinge a scrivere, per cantarla questa terra, ma per cantarla senza dire bugie. Cioè, se io mi mettessi a scrivere barzellette probabilmente nelle vendite a tutti mi farei le scarpe e a dare uno sacco a Zarra, ma non è quello che mi piace fare. Io voglio raccontare la mia terra, il mio piccolo microcosmo, perché ho la consapevolezza, quando lo dicevo 15 anni fa, che il locale non si deve far fottere dalla globalizzazione. Non sbagliavo, molti mi consideravano uno strapaesano, un ubidaggio, ah, è arrivato il pecorario dei paesi.
Invece adesso un po' sono contento perché la realtà mi sta dando ragione. I russi, gli arabi, gli indiani, miliardari che arrivano in Sardegna, perché arrivano? Per godere quello che è rimasto dei frutti che noi non apprezziamo più. Quando vanno nei ristoranti o qualche amica ristoratrice, vogliono i fichi portati da tale paese, vogliono la caciotta da tale paese, ci sarà un motivo. Perché non l'abbiamo capito? Perché abbiamo preferito suicidarci, come ha fatto il personaggio, dandosi alla malavita, andando via dalla sua terra, un po' per costrizione, ma poi alla fine a uccidere provava anche piacere, come noi abbiamo provato piacere prendendo le buste paga, dimenticandoci che siamo un popolo di agricoltori, di pastori, di artigiani, e senza quelle gambe la Sardegna, senza quelle ruote, non cammina, non va da nessuna parte. Tutti contenti a osannare le ciminiere di Ottana, quelle di Porto Torres, quelle di Porto Verme, di Porto Scusa, e adesso cosa ci è rimasto? Niente. Non c'è più un ragazzo che piega la schiena per procurarsi da mangiare, è mancata quell'etica. La letteratura ha una funzione di riscatto fondamentale, io non mi stancherò mai di dirlo, posso passare per l'ultimo dei barbaricini rimbecilliti, per l'ultimo, insisterò fino a quando, come il personaggio, anche delirante alla fine, a dire queste cose, soprattutto ai miei figli, e per 30 anni l'ho fatto a scuola, e qui ci sarà qualche mio alunno, mi sembra che l'ho visto prima. Sono felice proprio di aver passato questo testimone. Adesso sono un po' dispersi nel mondo, chi in America, chi a San Pietroburgo, chi in Cina, e credo che per questo serva l'esempio, e l'esempio non solo in concreto, ma a volte si dà anche con la scrittura. Mio padre è tornato a Maragolò un pomeriggio d'estate così rovente che i cani non avevano la forza di alzare la zampa per pisciare. Il tempo scorreva lentamente dal tubo di ferro arrugginito della fontana di Sucantareto. Le strade erano deserte. Il sole infuocato schiacciava le ombre tremolanti degli olmi sull'asfalto gommoso e un vento maligno giocava a molina molina sui tetti delle case. Le ali del silenzio spandevano nell'aria il profumo dei fiori del cisto e del pancrazio che arrivava dalle campagne. Il rombo catarroso di un motore affaticato si avvertì da lontano mentre sfilava le ultime curve di Loghelis. Poi si sentì lontano l'odore della benzina che si mischiava con quello caldo del catrame. Una frenata inchiodatura di gente che ha fretta di arrivare e andare via. Motore sempre acceso, movimenti rapidi e precisi, colpi ripetuti sul battente, voci pressose. Signora Veronica, apra, siamo amici di suo marito, apra, faccia presto, apra, che abbiamo un'ambasciata urgente per lei. E dopo questo attacco scaricano il marito dalla macchina, lo lasciano delirante e morente tra le braccia del figlio e della moglie. E inizia il secondo atto. È stato concepito anche, io sono un appassionato di musica, l'avete capito che uso la tastiera come spartito, è un po' uno spartito, solo che io al posto delle note del mio amico Paolo uso le parole, ma lo uso anche come un quadro per dipingere. Mi piace la matricità, mi piace trasferire al lettore le emozioni che io provo, fargli passargli anche gli odori, anche se a volte sono cattivi odori, ma insomma, chi invecchia sa che a volte i cattivi odori fanno parte dell'essere umano. Questo non vuol dire che li dobbiamo passare ai forni crematori o mandare nei cronicai o arrivare alla forma di eutanasia democratica, per quanto che si voglia. E quindi adesso mi sono dimenticato tutto, stavo parlando della musica, no, e mi vince ancora l'emozione, 64 anni, e sono felice che sia così. Quando scrivo intanto uso una colonna sonora che cambia ogni settimana, ogni 4-5 giorni. Da Mozart, un giorno gli ho mandato un messaggio, stavo scrivendo, stavo ritoccando, stavo pettinando la creatura, come dico io in gergo, a mia moglie e ai miei figlioli, e stavo ascoltando due miti del jazz. E quella tromba mi ha fatto da sottofondo insieme ai dischi di Paolo per la parte finale, quando padre, madre e figlio mettono sul piatto un vecchio disco degli Animals, che ha caratterizzato molto la mia gioventù da bassista in un gruppo
che si chiamavano gli Zero. Cioè, hanno affidato me il compito di dare il nome al gruppo, e ho detto, vai, un balino su una cicca, facevamo cover degli Stones, come l'Equipo 84, cioè di Hendrix, dei Creams, degli Arbers. A Orani tutto questo, pensate. A Orani di fronte alla parrocchia, per cui le belline quando uscivano la domenica... Le cover degli Stones a Orani degli Zero. Nel telefonino, adesso vi spiego anche, perché ogni tanto mi emoziono, se vedete una lacrima, è per la musica e per gli interventi di Geppi, ma oggi ho perso, cioè, commuovo, sì, ho perso a qualcosa commuovere. Di caro, nel senso che... praticamente mi ha lasciato il telefonino, e quindi voi sapete che a Milano avete presente, sto parodiando un po' quella bellissima frase del film di Sergio Leone Per un pugno di dollari: un uomo senza telefonino che incontra un uomo col telefonino è un uomo morto. Siamo andati con Serafina alla Vodafone, ho detto guardate, cioè un malato terminale al confronto è niente, ho bisogno di una trasfusione immediata, sono in crisi, un'anemia totale. Da ieri mattina 10 ore a battagliare con questi, mi hanno risposto da Tirana, davvero, una di queste operatrici che per beccarle, poi sapete chi ha fatto la trafila continua con voi, dice entro tre quarti d'ora il malato si rialzerà. Insomma, ho capito che non lo devo chiamare Lazzaro il mio telefonino, perché non si è ancora rialzato, è ancora in albergo, però tornando alla musica, stavo parlando con mia moglie col telefonino. Dire che è vintage è niente, ha pedali, lo vedete? Cioè, ha l'antenna, pensate. Cioè, è bellissimo però. Cioè, è una grezzata infinita, Salvatore. È in onore di mio nonno che mi diceva sempre, e che è stata le la foto? Mia biblioteca. No. Perché ti faccio una foto? No, non le fa le foto. Certo che non le fa, Salvatore. Non le fa. Però arrivano i messaggi. Ma dalle altre parti a volte è meglio non fare le foto. No. Dimenticare quello che mio si nonno vede. Mi dice, e lo porto in onore di mio nonno questo, ce l'ho sempre a casa di scorta e lo usiamo quasi tutti in famiglia e non ce la metto la ditta intanto. È un vecchio Samsung di quelli di primissima generazione. No, il primo che mi aveva regalato mio cognato era un'arma impropria, perché stavamo aspettando la bambina con mia moglie, avevamo proprio il pancione tutti e due, viaggiavamo ma come a scuola. Allora mio cognato ha detto ti regalo un telefonino. Ha detto prendete i vecchi Nokia, li avete presenti quelli? Cioè un'arma bianca, nel senso che al borseggiatore glielo tirava in testa, altro che lo spray orticante, lo stendeva. Comunque ha dato segni di vita e io spero quando torno in albergo di trovarlo allegro e squillante, perché c'è... ed è partito per 20 secondi il riff di Satisfaction, che voi direte, uno leggermente follicolo carente come me, a volte va a un funerale e si dimentica di spegnere, immaginate i parenti che sentono il riff di Keith Richards, che poi tutti i miei amici ci ho vinto più scommesse con quel pezzo, perché a parte il testo è bellissimo, perché tutti pensavano che fosse un sax, invece era il mitico Keith Richards con una pedaliera Marshall e un amplificatore Marshall in una Fender Stratocaster che lavorava col distorsore e praticamente pompava e ha creato questo impasto, Paolo sa di cosa sto parlando, tra un sax e una chitarra, una cosa dire poco mitica. Devo a lui quanto a Dante, ai suoi canti e ai suoi versi. Scusa. No, grazie, che scusa. Ci vuoi dare un'immagine di te che lavori? Io conosco casa tua, sono stata a casa tua, so che vista stupenda c'è dalle finestre del studio dove tu lavori, dove tu tra l'altro in onore del tuo amore per la materia fai anche degli oggetti molto belli, forse sicuramente sapete che lui è anche un artigiano, lo sanno. Sì, sì, è un artigiano molto bravo, quindi lui usa le mani per scrivere, ma anche proprio per creare delle opere. Descrivici come hai lavorato a questo libro, come erano le tue giornate, quanto la musica, le frequentazioni della tua vita, i tuoi affetti hanno un'influenza quando tu lavori a un libro così estraneante un po', perché in questo libro non ci sei tu, ti sei un uomo dolce e disponibile. Qua c'è un protagonista molto diverso da te. L'altro giorno un giornalista, credendo di farmi cosa non gradita di fronte al pubblico, cioè è un amico Nino Nonnis, però mi ha detto ma tu usi il folletto a casa, cucini, ma tua moglie cosa fa? Ho detto la conserva in prize per rimanere così bella, mia moglie dimostra 20 anni di meno, io sembro suo nonno, ma questo da quando sono andato la prima volta al suo paese mi hanno scambiato per suo zio, i parenti non me la mandavano a dire via Twitter cincischiando Izzamea, pare il babbo tuo, ma noi tuo pare questa sera. Poi sono rimasto così, non potevo peggiorare, no. Credo che tutto nasca dal bisogno feroce di innalzarsi. E per uno che all'anagrafe, io sulla carta faccio 1,66, indovinate perché?
perché mia moglie ha lavorato 36 anni all'anagrafe e continuerà a lavorare fino ad aprile. Quindi c'è qualche centimetro di bonus, avete presente? Quando caricate la scheda che dicono ti diamo 5 minuti di traffico, e lì mia moglie è stata, poi non mi misurano mai quando sono andato a fare il militare, e poi non l'ho neanche fatto, non credo per la statura, ma perché mi ero rifiutato di imbracciare qualsiasi tipo di arma. Mi hanno ricoverato, non mi hanno mandato più a Cesano di Roma. No, nasce dal bisogno di innalzarsi, io ho una passione per la natura e da casa mia vedo le poiane che volano alto vicino all'orto. Poi non farmi parlare dell'orto, perché adesso c'è l'orto nuovo. L'ortolano è peggio del pescatore e del cacciatore messi insieme. E Picizza, che Omero al confronto era uno che lavorava per togliere, della serie che le zucche più grandi sono, cioè, poi ho gli amici ortolani, perché ma poi quello che tu dai da mangiare a casa tua di solito l'hai fatto o l'hai coltivato? No, o te lo sei meritato? Dico ancora, io ho la fortuna di non consumiamo molta carne, insomma la barattiamo, perché casa mia sembra un centro sociale della serie che se ci metto fuori un'insegna agriturismo nei fuori, cioè vedi la gente che porta, e c'è questo baratto, questo scambio che è anche un grande segno di affetto, nel senso che noi abbiamo l'olio perché abbiamo il vino, quindi scambiamo. Io a volte metto 40 undor de caule, noi chiamiamo fondi, i tendacoli, cosa ne fai? Allora il piacere di andare nelle case, tutto, a volte quasi neanche li vogliono, e poi io un po' indignato affettuosamente dico grazie perché l'avete accettato. Stessa cosa con i pomodori, con tutto, cioè, però c'è questo piacere di questo contatto primordiale, che a volte quando qua c'è una persona che è venuta in quella casa e ha visto quell'orto e quei pozzi d'acqua, e la fortuna di avere due pozzi, non manca mai l'acqua. Cioè ho dovuto espiantare un noce secolare perché mio suocero, da grande poeta concreto, 91enne, mi ha detto guarda, raccoglierai 10 quintali di noci l'anno, ma non mangerai un pomodoro perché l'ombra e le foglie da noi impediscono qualsiasi cosa. E lì è zampillata un'altra cosa, sorgiva da giù, e quindi ho 4 metri cubi in quel pozzo e 4 in un altro anche in pieno agosto. Ed è qualcosa di bello perché ti sembra, da un giorno all'altro, ma anche quando sei lì, ripassi, io controllo tutto, adesso ci sono i susini in fiore, il pesco, l'albicocco. Ripassi dopo che hai finito di venire, adesso ho messo le patate l'altro giorno, che la giornalista di Coso, quando ha detto usciamo da Facebook e andiamo a piantare le patate, non l'ho detto come gesto ironico. La verità. Perché vedo una gioventù bruciata e non si sente più neanche l'odore però di questa gioventù bruciata. Cioè questi sono convinti che fra un po' da internet escono fuori i prosciuttini, la Nutella, tutto. Non è vero, per produrre il formaggio, la carne, bisogna sporcarsi le mani. Le patate non crescono se non nella testa delle persone, così, con la fantasia. E in tempi di cannibalismo che sento molto vicino, perché i settori produttivi di base si stanno impoverendo, nessuno vuol fare più l'agricoltore, nessuno vuol fare il muratore, tutti i mestieri puliti. E io sono del parere che qualcuno dovrà rimparare a mettersi un filare di fave di piselli o un filare di patate, se non altro non per diventare moretianamente autarchici, ma per garantirsi un minimo di sopravvivenza. È vero, a casa raramente entra qualcosa dal supermercato, molto raramente, a parte le saponette che sono costretto a comprare per l'allergia, che sono a base di un olio speciale, il vecchio sapone di all'epoca, adesso per via della guerra non fanno neanche più, lo fa la Giannasi a Genova, e quando andiamo con mia moglie a comprare, una volta ne compriamo 80 pezzi e ci guardano come degli zingari, ma questi si saranno lavati. Tu compri 80 saponette di Aleppo? Perché ho paura di, io che finiscano. Alla commessa, dopo aver rastrellato quelli che sono nello scaffale, dico ma in deposito non ce n'è, ma glieli devo portare, faccia da bravo. E allora lì a volte funziona, vedete i vantaggi della scrittura, ti riconoscono e sono anche più gentili, questo è un po'. E ti danno il sapone di Aleppo? Costa una cifra, però insomma, ahimè. Allora, tu ti chiudi dentro in casa come questo retaggio culturale sardo. Non so se. Ho una cuccia di cagnolino, tu hai visto dove scrivo io? Un angolino, sì. Sono blindato, circondato da strati di ceramica, sembra un esercito di San Barbaricino, forse sono 4.000, 5.000 pezzi, l'ho visto anche Paolo. E di libri. Infatti, dico sempre: abbiamo la fortuna di essere. Viviamo un terribile terremoto antropologico, ma chi la fa ballare non è la terra, A volte sono le persone, i sardi, che fanno ballare la Sardegna. Però ogni tanto immagino, una volta c'è stata una scossa sismica, 10 anni fa, ma piccolina, e io ho sentito la casa, stavo lavando i piatti, ho sentito con mia moglie la casa un po', ho detto ma
che strana sensazione. Poi mi manda un messaggio un'amica da Siniscola, dice, ma da Posada, lì si è sentita in modo più forte. Ho detto a mia moglie, noi abbiamo la fortuna, se c'è il terremoto moriamo sommersi dai libri, hai voglia di leggere nell'aldilà. Tu dirai al buio, però cazzo, è un bel vantaggio. Una sorta di Fahrenheit in salto barbaricino. Che ottimista, Salvatò, proprio le consolazioni della vita tua. Allora, qualcuno ha letto il libro, no? Allora, una delle cose, c'è una musica che tu hai scelto come colonna sonora di questo libro in particolare. È una canzone che il protagonista ascolta nella sua vita, ama molto, in una versione tra l'altro italiana, una canzone del folk popolare americano, che è The House of the Rising Sun. Okay. Remu, ci sei ancora? Non ci vedo più. Mi sembra di essere tornato sopra quella nuvola di luce opalescente che acceca. Dammi di nuovo la mano, figlio mio. Sta calando il sole. Puliscimi bene gli occhiali con il panno, così. Se è la canzone degli Animals, mettila sul piatto, fammela sentire. Così il sole di questo tramonto splenderà solo per noi. Chiama tua madre, portatemi in cortile adesso. Voglio gustare le ultime boccate d'aria che profumano di terra nostra, per portarmele in viaggio insieme ai colori del tramonto. Mettimi in bocca un'ostia di formaggio nuovo da succhiare e vai, vai Remu, vai, vai, non piangere. Al momento giusto non dimenticarti il lenzuolo, perché voglio affrontare la morte con gli occhi aperti, come ho affrontato la vita. Vai, vai Remu, che mi sta mancando il fiato. In fondo non vado lontano. Finalmente starò sempre vicino a voi. Oh, è la mia testa. Ricorda Remu, sempre. Comunque, sul tema della nostalgia, dell'amore, io vorrei che Paolo Fresu, che deve scappare perché quest'oggi il suo quintet, jazz quintet, compie 30 anni che suonano insieme questi ragazzi, stasera saranno al Blue Note. Qualsiasi musica che ti... o scappi, o prima due note sulla nostalgia, o suonando vai via sulla nostalgia, o ci manchi già, puoi scegliere. Sul tema della nostalgia, dell'amore e dello stazzo con latitante vista mare. Paolo Fresu. Non provateci con una trombetta del carnevale perché è pressoché impossibile.